Ho portato Gesù per le strade del paese di San Raffaele, grazie ai volontari della Protezione Civile, che ringrazio moltissimo, e ho potuto vedere degli occhi lucidi delle persone commuoversi. È stato un grande momento di comunità. Gesù che è uscito dalla chiesa per le strade, è andato in ogni via, quasi ogni via. È passato Gesù Eucaristia dentro la macchina della Protezione Civile. In particolare il pensiero andava a chi magari non poteva neanche uscire perché era in quarantena, oppure già in ospedale. Attraverso i volontari della Protezione Civile Gesù ha raggiunto le strade, ma non basta, c'è bisogno di più. Deve raggiungere le camere di ospedale, anche se non sarà con la sua carestia, Gesù troverà il modo. Ecco, Gesù può raggiungere quell'ammalato che noi non riusciamo a visitare, può raggiungere quella famiglia che si sentono isolati, che sono preoccupati, che magari sono in ansia, aspettano l'esito, di un esame. O viviamo ogni momento nella carità, nell'amore verso gli altri, verso noi stessi, verso Dio. Vale la pena di vivere la vita veramente in questo modo. Che Gesù vi raggiunga tutti, tutti, specialmente chi soffre di più. Continuiamo a camminare insieme il dono dell'Eucarestia che oggi ha visitato le strade. Gesù che sperimenta il nostro nulla. Gesù ha preso su di sé le nostre sofferenze, le nostre sospensioni. Siamo pieni di speranza in Lui.